Euroregione News. Grado si tinge di giallo. La paura e i generi del mistero, e questo è il tema di Grado Giallo 2014, il festival letterario dedicato al genere giallo noir in programma dal 3 al 5 ottobre sull'isola di Grado. Tre giorni punteggiati da numerosi appuntamenti tra letture e incontri con gli autori, ospiti d'eccezione, mostre, spettacoli e laboratori trasformeranno Grado nella capitale di uno fra i generi letterari più amati. Dopo il successo della passata edizione dedicata ai misteri e media, quest'anno Grado Giallo metterà al centro gli scrittori, i giornalisti, gli storici, ma anche i magistrati per indagare l'articolato e complesso rapporto tra il sentimento della paura e i generi del mistero. Protagonisti della rassegna autori di primo piano che si incontreranno live con il grande pubblico per affrontare il tema declinato secondo le più diverse angolazioni e approfondendolo nel confronto con diversi spunti tratti dall'attualità. Dai retroscena della crisi in Ucraina e in Medio Oriente alla ferita ancora aperta dei desaparecidos in America Latina fino alla fatica dei reportage di guerra dalle zone calde di tutto il mondo. In programma incontri, eventi e conversazioni con numerosi autori, docenti, giornalisti e artisti, tra cui Sergio Adamo, Sergio Canciani, Rita Ciceri, Alberto Custerlina, Francesco De Nicola, Corrado De Rosa, Franco Forte, Renzo Guolo, Paolo Maurenzi e molti altri. In calendario anche la mostra Mercato del Libro Giallo al Cinema Cristallo e l'appuntamento ormai tradizionale con le cene con il delitto. Avete ascoltato Euroregione News.